narrazione, canto, musica, danza e linguaggio dei segni. Racconti di Natale tra favole e realtà è il concerto dell'associazione Voce in Canto che ha deciso di raccontare il Natale della Speranza. Faremo la favola di Natale di Guareschi. È una favola particolare che è stata scritta in un momento particolare, è stata eseguita e scritta nel 1944 all'interno di un campo di concentramento e raccoglie al suo interno veramente tanta speranza. E questo è il nostro messaggio veramente principale. Intorno a questa favola di Natale abbiamo come cornice all'inizio il nostro coro Mani Bianche che ci introdurrà all'interno del Natale con una fantasia di Natale e due brani dedicati all'inverno. Finita la favola cambieremo proprio, giriamo pagina e ci dedicheremo al jazz. In Pieve riunite tutte le formazioni corali dell'associazione, assieme a loro anche tanti altri professionisti. La poesia è un uccellino fatto di cielo azzurro, impastato in un raggio di luna. La poesia dunque spiccò il volo e via quel vento. Nella nostra favola di Natale l'idea è proprio di dare una rappresentazione, non solo raccontando. Abbiamo un attore, abbiamo un corpo di ballo, abbiamo degli strumenti particolari proprio perché ricordano gli strumenti che venivano trovati anche all'interno del campo di concentramento. Come abbiamo Alfa Ballet che collaborerà con noi e abbiamo Ciro Rossi che è il nostro attore, il nostro narratore che ci racconterà la favola. Sono gli spiriti dei vivi che vengono a cercare i loro morti.